Siracusa, clamoroso, il sindaco Italia è decaduto, lo ha deciso il TAR di Catania, si voterà in 9 sezioni. Il sindaco a casa, lo ha deciso il TAR di Catania, che ha annullato il verbale della Commissione Centrale Elettorale. La regione nominerà un commissario per gestire l'amministrazione, si torna a votare in 9 sezioni del comune di Siracusa. La prima sessione del TAR di Catania ha accolto in parte il ricorso proposto dall'avvocato Ezechia Paolo Reale, disponendo di rifarsi le elezioni in 9 sezioni. Ciò significa che viene annullata l'elezione del sindaco Italia e si dovrà procedere a 9 elezioni, limitatamente a quelle sessioni in cui dalla verificazione è emersa una situazione poco chiara. La sentenza è stata emessa nella giornata di oggi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'operazione elettorale del Comune di Siracusa svoltasi in data 10 giugno 2018 limitatamente alle sezioni numero 14, 20, 46, 61, 75, 95, 99, 116 e 123 disponendone l'annullamento. Dispone annullamento dei verbali dell'ufficio elettorale centrale di Siracusa, di ammissione al ballottaggio per l'elezione a sindaco dei candidati Italia e Reale, di proclamazione sindaco del candidato Italia e di proclamazione degli eletti a consiglieri comunali del comune di Siracusa. Per il resto li dichiara in parte inammissibili e in parte li rigetta. Avvocato Reale, allora è arrivata la sentenza del TAR, come l'ha presa? Ma guardi, non ho avuto ancora il tempo di leggerla tutta, quindi voglio riflettere bene con le motivazioni. Chiaramente c'è soddisfazione nel senso che è stata accolta la domanda, è stata annullata l'elezione del sindaco e l'elezione del consiglio comunale per la presenza di brogli in 9 sezioni. Le irregolarità comprendevano anche altre sezioni, ma erano talmente gravi quelle di 9 che hanno condotto all'annullamento, che è un fatto estremamente grave. Ma non c'è contentezza in me, c'è amarezza per una città che sta perdendo il piacere proprio della democrazia e il piacere del rispetto della legalità. Abbiamo ridotto tutto a un gioco e stiamo pagando le conseguenze.